Il Museo archeologico aderisce con entusiasmo a questa nuova fase di collaborazione fra i soggetti che gravitano nella collina di Capodimonte. E la forza del museo sono i suoi 500.000 visitatori e per questo si pone a capo, diciamo, della partita dei musei e vuole attraverso le sue iniziative, le grandi mostre che sono previste nei prossimi anni e una serie di investimenti su infrastrutture e servizi essere veramente a disposizione del turismo e della città di Napoli. È uno dei 10 più importanti musei di Europa, è sicuramente il secondo museo d'Italia e per il barocco il primo museo d'Italia e questo museo riceve solo 180.000 visitatori. Normalmente questo museo dovrebbe ricevere almeno 500-1 milione di visitatori. Perché così? Perché non è comunicato, perché non è visibile, la promozione non è fatta. È un oggetto culturale, si fa la promozione esattamente come per un oggetto industriale. Nasce un laboratorio per il turismo sostenibile sul territorio della terza municipalità, coinvolgendo le eccellenze culturali da Via Foria a Capodimonte, comprese le zone dei Vergini e della Sanità. A Palazzo San Giacomo sono stati presentati oggi i contenuti dell'accordo di collaborazione, che vedrà agire in sinergia con il Comune di Napoli e la terza municipalità Stella San Carlo all'Arena i principali poli culturali del territorio. Il Museo del Bosco di Capodimonte, l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, le Catacombe di San Gennaro ed il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'accordo che è stato firmato questa mattina prevede la realizzazione di misure unitarie per migliorare la sostenibilità, la competitività e l'accoglienza del turismo tra Capodimonte e Via Foria, coinvolgendo associazioni ed imprese anche in materia di sicurezza e manutenzione e della rete per il trasporto dei turisti. Con la navette che va dal San Carlo con una fermata alla Piazza Dante, un'altra fermata al Museo Archeologico e finalmente Catacombe di San Gennaro e Capodimonte, 25 minuti in totale. Questa navetta è fondamentale, costa 1,50 euro per i napoletani e io invito i napoletani a usarla per andare a vedere il bosco, il più grande bosco del sud d'Italia, il polmone verde della città, un bosco che non è conosciuto dai napoletani e che è stato designato come il più bello bosco d'Italia in 2014 e 2015. È anche il modo di accedere al Museo di Capodimonte e di vedere le collezioni e soprattutto la mostra Vermeer che è ancora aperta per un mese. Chiude il 9 di febbraio. Questa pittura di Vermeer è fenomenale, è il capolavoro del museo del Metropolitan Museum di New York che è stato mandato in prestito a Capodimonte. E questo è importante perché i napoletani devono capire che noi prestiamo opere d'arte spesso, ma riceviamo anche molte, spesso opere d'arte. Vermeer e poi il grande sipario di Picasso che sarà in aprile a Capodimonte. La navette funziona benissimo, è confortabile, bella, veloce. Al dietro della navette c'è la flagellazione di Caravaggio. L'invito è di venire a Capodimonte con la navette. Siamo tutti insieme, firmiamo un accordo. Partono dei lavori in comune, si istituiranno dei tavoli per alcune questioni essenziali, dal coordinamento tariffario e dei servizi, da un piano di comunicazione unitario, appunto anche a una progettazione culturale coordinata e condivisa. Vorrei dire, qui veramente oggi ci sono protagonisti essenziali della vita culturale della città, noi intendiamo tutto questo territorio, sanità compresa, come un unico luogo in cui diffondere anche la presenza turistica che ovviamente è molto concentrata nel centro antico, ma è importante offrire ora possibilità per cui questa enorme presenza si irradi sempre più diffusamente in tutto il territorio cittadino ed oltre.